ha deciso di dedicare una giornata, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, agli ammalati e a coloro che lavorano con gli ammalati. La chiamiamo Giornata Mondiale del Malato. Quest'anno ha come titolo Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, presa dalla prima lettera di Giovanni. E in questo momento vorrei dire a tutti voi che rappresentiamo e preghiamo tutta la diocesi di Tursi Lavoretto, nella quale insistono 5 ospedali, ben 5. E quindi ogni anno noi scegliamo un ospedale diverso dove preghiamo soprattutto, riflettiamo e ringraziamo il Signore e preghiamo per la salute fisica e spirituale di coloro che soffrono e per la generosità di coloro che si dedicano alla cura degli ammalati. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea. Alleluia! Alleluia! Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Per l'intercessione di Maria, perché rivolga il suo sguardo di misericordia su tutti noi, doni un segno di benevolenza alle membra sofferenti del corpo di Cristo e a quanti per amore di Dio si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. Tu che ci inviti a riscoprire il nostro volto di fratelli e sorelle intorno all'unica mensa del corpo e sangue del tuo Figlio. Diamo grazie al Signore, nostro Dio. Che cosa buona e giusta. E veramente cosa buona. Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. E rendiamo grazie a Dio.